16 core, 749 dollari, il best buy per quanto riguarda i gamer probabilmente, e nuove schede video in diretta concorrenza con le 2070 e le 2060 di Nvidia. Andiamo a vedere che cosa ha annunciato alle 3 di Los Angeles AMD. Sono passate appena 2 settimane dal Computex di Taipei, dove AMD ha presentato la sua nuova serie di processori Ryzen 3000, presentando appunto 5 modelli Ryzen 9, 7 e 5 disponibili sul mercato dal 7 luglio. 7 luglio che si traduce in 7-7, che riporta al processo produttivo di questi processori, quindi 7 nanometri. Dicevo appunto, sono passate solo 2 settimane che AMD è tornata a parlare e a presentare un nuovo processore, facendolo alle 3 di Los Angeles che si sta tenendo in questi giorni. Dopo un po' di pressioni mediatiche alla domanda appunto ma uscirà un processore 16 core molto atteso, una cosa e l'altra, AMD ha risposto presentando ufficialmente il nuovo processore Ryzen 3950X. È appunto il nuovo processore 16 core dell'azienda, parliamo di 16 core 32 thread, che si differenzia dal modello 3900X non solo per il fatto di avere 4 core in più, hanno praticamente le stesse caratteristiche, sono entrambi processori formati da 2 chiplet da 8 Core l'uno, ovviamente basati su architettura Zen 2, 7 nanometri, con la differenza appunto che nella versione 3900X i core attivi sono 6 per parte, mentre per quanto riguarda il 3950X abbiamo 8 core completamente attivi da entrambe le parti. In questo caso la velocità e la frequenza operativa passa dai 3.5 GHz base fino a 4.7 GHz in fase di boost, e abbiamo però un consumo che rimane identico a quello del 3900X, pari a quindi 105 watt, che è un valore veramente molto contenuto per processori di questo livello. Parliamo appunto di 16 core, la controparte Intel nella sua proposta 16 core i9 9960K raggiunge un TDP massimo di 165 watt, quindi potete capire che la differenza in termini di consumo energetico è molto marcata. Stiamo parlando di appunto un processore che ha 72 mega di cache L2, che è assolutamente rivolto a tutti quei videogiocatori che, oltre a giocare e quindi cercare le performance in questo ambito, fanno anche attività di streaming durante la fase di gaming. Il prezzo di lancio di questo prodotto è un altro punto a suo favore. Stiamo parlando di un prodotto che non vedrà la luce il 7 luglio come per le altre soluzioni, ma sarà immesso sul mercato a partire da settembre ad un prezzo di lancio di 749 dollari. È assolutamente un prezzo molto contenuto per quanto riguarda il top di gamma avente queste caratteristiche, ma soprattutto dopo aver visto le performance dichiarate da AMD durante il corso del Computex e appunto delle 3 di Los Angeles. L'azienda ha comparato i propri processori, quindi per esempio il 3900X con la controparte Intel, in quel caso il 9900K, un processore che non è 12 core come l'AMD, ma è un 8 core in effetti, però è sullo stesso piano a livello di costo, e in questo caso abbiamo visto dalle slide e dai grafici di AMD che le performance sono molto molto vicine tra i due processori, con la differenza che in fase di multitrading i 12 core in questo caso di AMD si fanno sentire rispetto agli 8 di Intel, e il tutto ha un consumo inferiore per quanto riguarda la corrente energetica appunto.
Stesso discorso per quanto riguarda le altre soluzioni presentate da AMD, ha comunque sempre fatto una comparazione contro gli processori della stessa fascia proposti da Intel. In tutti i casi le performance sono molto vicine alla controparte, in alcuni casi sono leggermente superiori, però quando si parla di multithreading il numero superiore di processori da parte di Intel, di AMD, scusate, gioca un aspetto favorevole rispetto a quest'ultima, il tutto sempre contornato da, appunto, consumi inferiori. Quindi, tirando le somme, AMD lancia sul mercato una vera e propria bomba per quello che è il mondo gaming: processore 16 core, 32 thread, con un pieno supporto a memoria DDR4 soprattutto pieno supporto alle schede madri attuali, quindi socket AM4, non avrete bisogno di cambiare la vostra scheda madre, non potrete usufruire magari di alcune funzioni nuove come per esempio il PCI Express 4.0 che raddoppia la banda rispetto al PCI Express 3.0, però se vorrete utilizzare uno di questi nuovi processori non avrete bisogno di dover cambiare tutto il sistema. I nuovi processori supporteranno DDR4 con una gestione della memoria leggermente differente, hanno una frequenza certificata per quanto riguarda le memorie di 3200 MHz, ma l'azienda consiglia anche l'utilizzo di memorie da 3600 MHz con latenze piuttosto basse, parlando di CL16. E non solo, a quanto pare AMD ha lavorato insieme a Microsoft per aumentare la compatibilità di questa nuova architettura con il sistema Windows 10, quindi già dall'aggiornamento di maggio che abbiamo visto di Windows 10, alcune funzioni di questi processori sono state ottimizzate per rendere l'esperienza di utilizzo di Windows 10 ancora più veloce. E durante le 3 di Los Angeles AMD non si è limitata a parlare solo dei nuovi processori 16 core, ma ha anche introdotto delle nuove schede video della famiglia Navi, quindi schede video prodotte a 7 nanometri che vanno in diretta concorrenza con le Nvidia RTX 2070 e 2060. Parliamo delle RX 5007, 5007 XT e 5007 XT 50° anniversario. Sono tutte e tre schede video da 8 GB di RAM GDDR6 con un bandwidth di 448 GB al secondo. Supportano il nuovo PCI Express 4.0 che di fatto raddoppia la banda rispetto al 3.0 e sono dotate di DisplayPort 1.4 che garantiscono performance e un supporto fino alla risoluzione di 8K 60 Hz di refresh. La versione 5007 è dotata di 36 compute units, 1465 MHz per quanto riguarda la frequenza di lavoro e 2304 stream processor. Tutto questo ha un TDP di 180 watt. La versione XT invece, che è la versione più potente rispetto alla 5007, ha 40 compute units, 1605 MHz di frequenza operativa e 2506 stream processor, tutto questo per 225 watt. La versione 50° anniversario non è nient'altro che una versione XT ma già overclockata, quindi di fatto aumenta un pelo il TDP da 225 a 235 watt, però la scheda è praticamente la stessa sotto il punto di vista tecnico, eccezione fatta appunto per la frequenza operativa. Tutte e tre queste schede saranno alimentate tramite dei connettori 8 pin più 6 pin. L'azienda in fase di lancio e quindi in fase di presentazione ha mostrato delle slide e ha mostrato dei grafici comparativi con quelle che erano le precedenti soluzioni AMD, quindi Vega 56 e contro la controparte Nvidia, quindi contro la 2070 e la 2060.
La versione 5007 XT ha praticamente registrato un incremento del 30% rispetto alla Vega 56 e si assesta su un 10% in più rispetto alla 2070. Mentre per quanto riguarda la versione 5007 liscia, in controparte contro la 2060, RTX 2060, fa registrare una media di incremento di 12,5%. Stiamo parlando di schede video che verranno proposte a partire dal 7 luglio, come anche i processori Ryzen, e a partire da un prezzo di $379 per quanto riguarda la versione 5007 liscia, $449 per la versione RX 5007 XT e $499 per la versione 50° anniversario. Se dovessero esserci degli aggiornamenti per quanto riguarda questi prodotti da parte di AMD, ve lo faremo sapere. Ovviamente quando usciranno questi prodotti faremo articoli più approfonditi per quanto riguarda l'architettura sia Zen 2 che Navi. Per adesso è tutto da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware, un saluto, ciao ciao, e non dimenticate di seguirci sul canale di YouTube, ciao.